questo appuntamento con Inside Aquila, l'approfondimento che vi accompagna dietro le quinte della stagione della Dolomiti Energia Trentino, vi parleremo di come faccia la squadra più piccola della Lega a dominare a rimbalzo. Ci faremo accompagnare da Diego Flaccadori nella casa di Aquila Basket. Dei segreti dello scouting bianconero. Di come i tifosi possano entrare a far parte del pianeta Aquilotto. Nonostante i molteplici cambi di assetto, anche quest'anno la Dolomiti Energia Trentino sta confermandosi come una delle migliori squadre della Lega sotto i tabelloni. Come si possa essere una delle migliori squadre a rimbalzo, pur essendo il team più undersized del campionato, è un mistero che si spiega fino a un certo punto con lo straordinario atletismo di tutti gli elementi del roster. Per tutto il resto, c'è coach Maurizio Buscaglia. Siamo una squadra di buoni rimbalzisti perché abbiamo comunque mentalità, siamo una squadra di buoni rimbalzisti perché crediamo molto nel rimbalzo, ce lo andiamo a prendere, lo siamo perché abbiamo atletismo, fisicità, lo siamo perché giochiamo senza palla e questa idea che abbiamo di condividere il pallone, di giocare insieme, porta movimento e il movimento porta meno punti di riferimento, quindi più difficoltà per la difesa di tagliarci fuori, e abbiamo delle regole ovviamente per cercare di essere presenti a rimbalzo, nel senso che il rimbalzo in difesa conclude una parte fondamentale del gioco, che è quella di difendersi dagli attacchi avversari. Il controllo dei rimbalzi ti fa correre meglio, il controllo dei rimbalzi ti fa andare in contropiede, il controllo dei rimbalzi ti permette di tenere pressione immediatamente sulla squadra che da attacco diventa difesa, e mentre giochiamo in attacco il movimento senza palla, che è sicuramente usato per cercare di ricevere il pallone, è anche usato per poi posizionarsi nel modo migliore per andare in rimbalzo in attacco e creare la possibilità di tirare due volte nello stesso attacco. Uffici, sala riunioni, ma anche un negozio dedicato e persino una clubhouse per giocatori e tifosi. Un club moderno come Aquila Basket non poteva accontentarsi di una sede come tutte le altre. Facciamo visita al quartier generale bianconero assieme a Diego Flaccadori. Siamo in centro storico, precisamente in via San Pietro. Qui comincia la galleria Aquila Basket. Seguitemi. Eccoci arrivati allo store, dove possiamo trovare le repliche della stagione. La replica bianca quest'anno l'abbiamo usata solo 3 volte, però dai, ha portato bene, abbiamo vinto Milano con questa maglietta qua. Poi abbiamo anche la nostra felpa da trasferta. Noi mettiamo questa felpa per tutte le nostre trasferte, per tutti gli eventi che facciamo con Aquila Basket. I nostri pantaloni che, come vedete, sto indossando. Poi qua abbiamo la t-shirt limited edition, la maglietta più venduta di questo anno Aquila Basket. Possiamo trovare veramente di tutto. Qua abbiamo i bavaglini per i vostri piccolini. Ovviamente Toto Forrai è venuto subito ad acquistarlo per il suo Samuel. Poi abbiamo la nostra t-shirt d'allenamento, che usiamo tutti gli allenamenti per fare in modo di avere 2 squadre, una squadra arancio e una squadra nera. Abbiamo anche i portachiavi, tra l'altro abbiamo tutti i portachiavi sia bianchi che neri di tutti i giocatori, le nostre cover che possono essere sia di Samsung che di iPhone. Poi possiamo trovare anche i palloni di tantissime squadre NBA, qua abbiamo Chicago. Se avete bisogno di un consiglio per i vostri acquisti o per acquistare i biglietti, potete rivolgervi alla nostra bellissima Caterina. E infine, per un'ottima colazione, potete acquistare la nostra magnifica tazzina. Questa è la nostra clubhouse Aquila Basket, un punto di ritrovo per noi giocatori, ma soprattutto per i tifosi. Hanno la possibilità qua di condividere magari le partite in trasferta, possono guardare appunto queste partite insieme e
Qui vengono organizzati eventi che vedono spesso la presenza di noi giocatori, ma potete tranquillamente godervi un aperitivo nella nostra bellissima piazzetta o semplicemente mangiarvi qualcosa. La scorsa estate pochi avrebbero pensato che Kraft potesse essere un giocatore con una dimensione europea di alto livello. In inverno nessuno avrebbe mai sostituito un centro puro inserendo un'ala come Dominic Sutton. E poi, quando gli infortuni hanno chiamato, sono arrivati Devin Marble prima e Shevon Shields poi. Come si fa a azzeccare un colpo di mercato dietro l'altro? Chiedetelo al GM Trainotti o al responsabile scouting bianconero Jared Ralski. È fondamentale per un club di credere nel lavoro di scouting in Europa, perché questa è un po' atipica per una squadra europea. Penso che un tema del nostro scouting è la nostra abilità di guardare profondamente sui giocatori, specificamente un giocatore che forse non ha giocato bene nella loro situazione prima che sono arrivati qua, e poi siamo riusciti di immaginare loro il nostro sistema. Specificamente Kraft in Ungheria, Sutton in Francia e Marble in Grecia, giocatori che sono stati più o meno scartati della loro situazione prima, siamo stati bravi di avere una testa aperta per accettare questi giocatori, per incastrare qua il nostro sistema invece di essere fissato del loro passato. E l'acquisto di Shield specificamente è il frutto di un investimento da parte di nostro general manager. È un merito del club per fare questo tipo di lavoro che non si fa in ogni parte in Europa. Aquila Basket è molto più di una squadra di Serie A capace di andare ai play-off per 3 volte su 3 campionati. È un club sportivo attento ai bisogni delle aziende, alla crescita dei giovani, al rapporto con le scuole e alle necessità di chi è meno fortunato. Delle particolarità del suo progetto, Aquila Basket ha iniziato a parlare in una serie di serate sul territorio. Obiettivo? Condividere questa vision con i tifosi, invitandoli a far parte del Trust Aquila. Aquila Basket per me è stata una sorpresa. Io mi definisco un tifoso turista, mi piace il basket ma non vengo dal mondo del basket, non l'ho mai praticato se non con gli amici al campetto e quindi non vivo di basket. Però l'Aquila Basket ha saputo riempirmi la vita, nel senso che ho scoperto che è tanta roba come squadra, come mondo, al di là di quello che succede al palazzetto, al di là delle partite che si giocano. In particolare io a Rovereto mi occupo del progetto Le Formichine, inseriamo o proviamo ad inserire nel mondo del lavoro ragazze svantaggiate che vengono inviate dai servizi sociali, e Aquila mi ha dato una mano e continua a darmi una mano in quello che fondamentalmente è il mio lavoro all'interno di un progetto sociale. Lo facciamo a Trento insieme ad Aquila grazie alla Clubhouse, con cui abbiamo una collaborazione per la gestione, e alla Clubhouse, se andate a bervi un caffè, probabilmente ve lo servirà una delle nostre formichine, che grazie ad Aquila ha una nuova opportunità di mettersi in gioco e di provare un'esperienza di vita reale che poco ha a che fare con il basket, ma che dal basket trae energia e si alimenta. Felice di poter ospitare serate come questa nel bar ristorante Le Formichine, che ripeto è un progetto sociale. Le persone che stanno servendo l'aperitivo e hanno l'onore di servirlo al capitano Forrai sono persone svantaggiate che qua alle Formichine trovano una nuova opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro. Per questo episodio di Inside Aquila è tutto. Riscaldatevi insieme a noi in vista dei prossimi playoff con le migliori azioni delle ultime settimane in bianconero. Contro l'aiuto di Baldi Rossi, poi Kraft con il rimbalzo, momento chiave della gara. Forrai vuole correre, va da Baldi Rossi, bomba per la giugulare, time out Repecia, più 17 Trento. Devin Marble a lavorare dal palleggio contro Cinciarini, vuole andargli via, lo fa con la virata, poi col tiro galleggiando in aria.
mettere il tiro e forza la soluzione dall'arco. Shavon Shields con un penetra e scarica avventuroso, va da Beto, che di prepotenza! La Dolomiti Energia ha un quintetto piuttosto piccolo e quindi non ha molto da andare a cercare dentro l'area. Deve farlo ora col palleggio! Shavon Shields! Sacco che ora legge il passaggio dal fondo e poi 360 Dominic Sutton!